Per tanti fantascienza si declina come un termine che riguarda lo spazio, i viaggi nello spazio, la conquista di nuovi mondi, da quelli più vicini come la Luna e Marte fino ad arrivare al di fuori del nostro universo. Per altri fantascienza è voler vedere con l'occhio di oggi quello che sarà il domani, quello che potrà avverarsi. E effettivamente una nuova pagina per l'uomo, per l'umanità, verrà scritta prima o poi quando si arriverà su Marte, e lo sappiamo tutti. Tuttavia, la fantascienza, a differenza della scienza vera e propria, non cerca tanto di comprendere come inviare gli astronauti sul pianeta rosso, e in realtà questo errore lo fanno anche dei grandi personaggi moderni come Elon Musk, che sta progettando un viaggio privato per privati su Marte. I dati sull'adattamento umano lontano dal pianeta Terra sono in realtà già a disposizione degli scienziati, grazie soprattutto alla permanenza di astronauti sulla stazione orbitale internazionale, sulla ISS. Ad esempio, nel 2016, per 340 giorni, sono stati ospiti della stazione il russo Mikhail Kornienko e l'americano, lo statunitense Scott Kelly. E gli effetti di questa permanenza sulla loro salute, sul loro corpo, sono molto, molto interessanti e studiati. Ad esempio, hanno ottenuto un calo di peso eccezionale, hanno presentato il ritorno sulla Terra tratti di atrofia muscolare e perdita di densità ossea rilevanti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono fenomeni accelerati rispetto a quello che avviene sulla Terra e dei quali bisognerà tener conto quando arriveremo su Marte, soprattutto perché manca la gravità e questo è risaputo, andrebbe a modificare anche il funzionamento cardiaco. Ma lasciando da parte gli elementi scientifici, diciamo che anche la fantascienza si rende conto che ci vorrà molto tempo prima di capire come il corpo umano possa adattarsi perfettamente, possa reagire a missioni al di fuori del nostro pianeta. Gli scrittori di fantascienza, a partire da Asimov in poi, hanno immaginato soluzioni delle più svariate, e quindi chiediamo un po' scusa a Elon Musk per dirgli che alla fine non ha capito niente. E preparatevi a fare un viaggio non nel futuro, ma nel passato per vedere quello che era Marte qualche anno fa. Un punto fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. E dopo la sigla, rieccoci qua. Io sono sempre G.E e questo è sempre un punto fermo. Oggi facciamo un salto nel passato, nello spazio e nel tempo. Il tempo è il 1908, spostiamoci a Capri, in Italia. In particolare andremo sulla bellissima terrazza di Villa Blesius, splendida villa che si affaccia appunto sul mare di Capri, e in particolare andiamo nell'aprile di quell'anno. In quel periodo la villa è tenuta in affitto da un personaggio importante, un drammaturgo russo, Maxim Gorky. In questa particolare mattina Gorky ha due ospiti. Il primo, da poco arrivato a Capri, è un personaggio che sicuramente conoscete, è Nikolai Lenin, la voce di punta del comunismo rivoluzionario. Il secondo, ospite da più giorni, da più mesi di Gorky, è un altro personaggio, sempre del bolscevismo rivoluzionario. È un medico molto conosciuto nell'ambito del proletariato perché ha pubblicato manuali economici indirizzati agli operai e è stato il primo traduttore del Capitale di Marx. Chi è questo personaggio? È Alexander Malinowski.
in arte Bogdanov. Bogdanov e Lenin siedono uno di fronte all'altro e fra di loro c'è una scacchiera, stanno giocando a scacchi, sono entrambi fortissimi giocatori e molto appassionati, ma non è una semplice partita, si stanno giocando agli scacchi, in realtà, il destino di quello che sarà la rivoluzione d'ottobre, anche se lo fanno in modo indiretto, e proprio in modo indiretto è proprio grazie a questa partita che nasce uno dei primi libri, o forse nasce proprio il genere letterario della fantascienza. Lenin non è arrivato a Capri per caso, Gorky e Bogdanov, che vivono insieme da un bel po' ormai a Capri, in esilio diciamo volontario, l'hanno invitato per illustrargli un progetto che hanno maturato dopo il fallimento della rivoluzione, del tentativo di rivoluzione del 1905. Qual è l'idea? È quella di dar vita alla Kapriskaya, alla Kapriskaya Partinaia Scuola, cioè l'università del proletariato, l'università per la rivoluzione. In che modo? Radunando sull'isola di Capri tutti gli alti ranghi del partito per formare e istruire una nuova leva di dirigenti, preparando il terreno alla conquista definitiva del potere da parte del proletariato. Il progetto è mal visto ed è non voluto da Lenin, che lo bolla come un qualcosa di contrario al marxismo. Per mettere la fondazione di questa scuola, per Lenin avrebbe significato cedere in realtà la leadership del movimento, del comunismo, a Bogdanov, decretando quindi l'egemonia della visione del socialismo che aveva Bogdanov. A Capri, da quel momento in poi, si scontrano il marxismo ortodosso di Lenin e quello revisionista rivoluzionario, ma futuristico di Bogdanov, che vuole applicare alle scienze sociali i principi di tutto ciò che era esterno alla percezione umana, non verificabile. Cosa voleva fare? Voleva dare un modo diverso di fare la rivoluzione. Voleva sì prendere il potere per il proletariato, ma voleva che questo potere venisse preso in maniera non violenta, non con la rivoluzione armata, ma attraverso lo studio, attraverso la cultura, cioè emancipando culturalmente il proletariato stesso, quindi dare una vera e propria formazione intellettuale ai lavoratori. Le tesi di Bogdanov sono confutate da Lenin attraverso pamphlet, lettere, articoli sui vari giornali, tanto che nel 1909 Bogdanov viene espulso dal partito. Tuttavia continua a sviluppare le sue idee e proprio in questo campo comincia a cimentarsi Bogdanov in un genere letterario, a quei tempi ancora in fase sperimentale, che è la fantascienza. Bogdanov è uno dei primissimi ante litteram autore di fantascienza, e il suo interesse verso la filosofia della scienza lo porta proprio a scrivere un libro che si intitolerà Stella Rossa, in cui cosa fa? Vede quello che potrebbe essere il comunismo sulla Terra, ma lo va a spostare dove? Su Marte, che in questo caso è davvero un pianeta rosso. Il primo romanzo di Bogdanov, forse anche quello più importante, è appunto il riflesso della sua visione del socialismo. È una critica fortissima al marxismo ortodosso di Lenin. È un libro di cosa parla? Parla dell'esperienza di un ambasciatore terrestre, un tal Leonid, che naturalmente è un rivoluzionario comunista legato alla filosofia di quel partito, scelto tra migliaia di candidati perché ha una certa predisposizione a confrontarsi con eventuali altre razze. Perché viene mandato su Marte? Perché su Marte la rivoluzione da parte del proletariato già è avvenuta da oltre 200 anni e Marte vive in questo paradiso bolscevico dove appunto il socialismo è ormai una realtà consolidata. Coerentemente con quello che pensa e quello che dice Bogdanov nei libri seri di filosofia che scrive,
le differenze di classe non vengono abbattute con la presa di potere da parte del comunismo, ma, o meglio, non vengono abbattute con la violenza, ma con l'istruzione delle masse, all'interno di un processo graduale di formazione intellettuale. Leonid, sul pianeta rosso, su Marte, tocca con mano quello che veramente potrebbe essere il comunismo, o sarebbe potuto essere il comunismo visto dagli occhi di Bogdanov. Nota che non c'è più differenza di genere nei sessi, a partire dalla stessa lingua scritta e parlata dai marziani. Tant'è che vive per quasi 2 mesi con l'altro personaggio, Netti, senza capire se sia un uomo o una donna, perché hanno un abbigliamento simile, un comportamento simile, vengono trattati nella stessa maniera uomini e donne. Non ci sono su Marte istituzioni sociali come la gelosia, il culto della personalità, la glorificazione dei defunti. Sono tutte cose che il comunismo di Bogdanov voleva raggiungere con la sua cultura. Nell'orizzonte di Marte il tutto, l'insieme del popolo è molto più importante del singolo, della gratificazione personale. La stessa vita del singolo non riveste alcun tipo di valore. Netti spiega che un uomo è un individuo, ma il suo lavoro non è individuale. Presto o tardi morirà e porterà le sue gioie e sofferenze con sé, ma quello che fa nel collettivo rimarrà, andrà avanti. Bogdanov è spiazzante in questo romanzo, anche perché tratta un argomento modernissimo, che è ad esempio che è quello del suicidio. Su Marte è presente una cultura che permette a qualsiasi cittadino di usufruire del suicidio assistito e porre fine alla propria vita. Per un qualsiasi motivo, nessuno potrà dirgli non suicidarti. Sei malato, puoi suicidarti, sei stanco di vivere, puoi suicidarti e così via. Per quel che riguarda proprio gli operai su Marte, il problema dell'alienazione degli operai è risolto con l'automazione. Gli operai su Marte, possono scegliere la tipologia, la durata delle mansioni, a seconda delle loro abitudini e attitudini personali. Il lavoro è una necessità dell'uomo socialista e qualsivoglia costrizione nascosta o palese per i marziani è del tutto superflua, perché hanno macchine che permettono ai marziani di svolgere qualsiasi compito. Lavorano anche poco, a quanto pare lavorano in media 2 ore al giorno e peraltro lo fanno senza retribuzione perché lavorano per la collettività. Che dire, la filosofia di Bogdanov, che è oltre alla base di questo libro, è alla base dello scontro con Lenin, è alla base della sua cacciata da parte del governo sovietico, si trova anche nel modo in cui i marziani organizzano la cultura. La cultura occupa un posto centrale nella società aliena. Quello che fa crescere un marziano, quello che lo fa diventare superiore, tra virgolette, all'altro marziano, non sono le ore spese in fabbrica per il popolo a lavorare, ma il libero accesso alla conoscenza, il tempo per lo studio e la riflessione, che è considerato sacro dalla comunità, e chiunque ha libero accesso a biblioteche, a teatri, a spettacoli musicali. Stella Rossa, in Italia è stato tradotto tardissimo, praticamente adesso, negli anni Ottanta, anche se una delle prime traduzioni in italiano è dovuta addirittura ad Antonio Gramsci nel 1922, quindi poco dopo che è uscito in originale, ma non è mai stata data alle stampe, chissà perché. Negli anni Ottanta è stato pubblicato da Sellerio e ultimamente, un paio d'anni fa, con la traduzione di Wu Ming, da un'altra piccola casa editrice, non mi ricordo che, in ogni caso ristampata anche da Einaudi. Quindi potete ritrovare Stella Rossa o nell'edizione più nuova edita da Einaudi o in quella vecchia Sellerio, o se siete fortunati, fatemelo sapere, in quella originale di Gramsci, che me la compro subito. Dicevo, Stella Rossa è un bellissimo romanzo di fantascienza. Erroneamente potrebbe sembrare un romanzo di propaganda, scritto per indottrinare, scritto e pensato per indottrinare le masse, ma in realtà non è affatto così. Non è neanche questo lo scopo del suo autore. Nonostante i progressi che è riuscito a raggiungere, il socialismo marziano non è infatti privo di grandi problemi. Per
primo tra tutti la scarsità delle risorse naturali per sostenere appunto il sistema produttivo del pianeta, e su questo succede un bel casino nel libro. È un romanzo dunque utopico che non possiede gli strumenti adeguati per trovare un equilibrio tra la sopravvivenza del sistema e della natura che sfrutta, e neanche la fantascienza di Bogdanov riesce a trovare un risultato. Tuttavia, l'attenzione che Bogdanov riserva alla questione ambientale, e questo segna una grandissima modernità in questo romanzo, sono argomenti di cui stiamo parlando adesso nel 2019 noi, tradisce il suo scetticismo nei confronti del socialismo di Stato, il suo scetticismo nella pianificazione che è in realtà la costante della società sovietica degli anni Ottanta, ed è l'esempio più eclatante della modernità di Stella Rossa. Il romanzo è davvero profetico, col passare dei decenni fino ad oggi l'argomento della natura, dello sfruttamento, della distruzione della natura diventerà un qualcosa di importante col passare del tempo, anche se all'epoca l'Unione Sovietica farà dell'inquinamento davvero un suo marchio di fabbrica. Il fumo delle ciminiere che riempivano tutta la terra russa era considerata il respiro della Russia sovietica. Comunque questo libro, che vi consiglio di andare a recuperare sia se siete appassionati di politica, sia se siete appassionati di fantascienza ben scritta, ho detto, nonostante l'oblio a cui hanno condannato Lenin e i suoi successori alla guida del partito quest'opera, il romanzo Bogdanov ha trasformato Marte in un laboratorio di socialismo applicato, e oggi che possiamo leggerlo ci colpisce per la sua capacità di intuire e prevedere il presente. Ripeto, è un'opera utopica e l'utopia marziana dello scrittore è fondamentale per capire il pensiero di uno dei più importanti intellettuali del Novecento e per cercare di capire quello che sarebbe potuta essere la Russia, l'Unione Sovietica, il comunismo e anche forse il mondo, se nell'abbattere le distinzioni di classe e le diseguaglianze non si fosse proceduto con la violenza ma con la cultura. Dopo tutte queste chiacchiere vi dico che potete trovare, ripeto, nuove e ulteriori informazioni su Vision, su Wikipedia naturalmente, sul sito delle Naudi e sul sito anche di Wu Ming, e buona lettura.